Io recito al re le mie opere, la mia lingua sarà come la penna di un veloce scrittore, e noi dobbiamo essere come un libro che raccoglie quella scrittura. Tu sei più bello che alcuno dei figlioli degli uomini, grazia è sparsa sulle tue labbra, perciò il Dio ti ha benedetto in eterno. O prode, cingiti la tua spada a fianco, che è la tua gloria e la tua magnificenza, e prospera nella tua gloria, cavalca in sola parola di verità e di mansuetudine e di giustizia. E la tua destra ti farà vedere opere tremende, le tue saette sono acute, i popoli cadranno sotto a te, esse entreranno nel cuore dei nemici del re. O Dio, il tuo trono è in sempre eterno, lo scettro del tuo regno è uno scettro di dirittura. Tu hai amata la giustizia ed hai odiata l'impietà, perciò il Dio tuo ti ha unto d'olio di letizia. Sopra i tuoi consorti, tutti i tuoi vestimenti sono mirra, aloe e cassia, che spandono il loro odore nei palazzi d'avorio, dal luogo dove ti è dato diletto, figlioli di re sono fra i tuoi onori. La sposa è ella, la tua mano destra, adorna d'oro di Ofir. Ascolta, fanciulla, e riguarda e porgi l'orecchio, e dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre, e deporrà amore alla tua bellezza, adorala dunque per ciò che è il tuo Signore. E la figliola di Tiro e i ricchi fra i popoli ti supplicheranno con presenti. La figliola del re è tutta gloriosa dentro, la sua veste è tutta trapuntata d'oro. Ella sarà condotta al re in vesti ricamate, avendo dietro a sé le vergini sue compagne, che ti saranno insieme a tutte o re. Ti saranno condotte con letizia e con gioia ed entreranno nel palazzo del re. I tuoi figlioli saranno il luogo dei tuoi padri, tu li costituirai principi per tutta la terra, io pubblicherò la memoria del tuo nome per ogni età, perciò ti celebreremo. Ti celebreranno i popoli sempre in eterno. Amen. La preghiera, per piacere, c'è la sorella che chiede continuamente. Sì. Thank you.
Intanto era lì, Dio aveva deciso
cioè quell'albero doveva rimanere lì in quella posizione. Vedete, sono molto spesso, guardo anche per dire magari i nostri problemi, noi non ci rendiamo conto che Dio ci ha piantati a volte. Ci ha piantati per dire a quel problema che è Lui che si deve spostare. Perché se Dio ha deciso che quel masso si deve spostare, non si vuole spostare, sarà la stessa forza di Dio che ce lo farà spaccare. A volte penso che io il primo testimonio di questo, che quando il Signore doveva liberarmi da quel, dai vizi o da qualcos'altro, che io non riuscivo con le mie forze, l'unica cosa che mi ha fatto veramente riuscire nel Signore è stato quello di affidarmi totalmente a Dio. Ora, noi sappiamo che come il Signore disse a Caino, perché lo conosceva e sapeva quello che lui doveva fare, sapeva che nel cuor suo c'era gelosia per Abele che lo avrebbe ucciso, gli disse: ora il peccato ti sta dietro la porta, sta a te di dominarlo. Perciò Dio gli diede già via d'uscita e potestà per poter combattere quel problema che lui sentiva nel suo cuore. Solo che lui non ha voluto ascoltare. Molto spesso il nostro problema è proprio perché non vogliamo ascoltare. Ora Dio ci ha dato potestà, Dio nel suo nome ci ha dato già la vittoria, come dice questo canto. Perciò dico questo: quando io sono passati gli anni, dicevo: perché Signore tu non mi hai ancora liberato da certe cose, io con le mie forze non ce la faccio. E ogni anno che passava pregavo il Signore che quella preghiera potesse salire al cielo e per Dio liberarmi. Però poi è arrivato il tempo accettevole e Dio a volte fa delle cose che noi sono incomprensibili, ci permette che noi passiamo per certe prove per un certo tempo, però la potestà ci è stata data, siamo noi che non la usiamo molto spesso. Amen. Perciò voglio pregare, anzi voglio invitare anche la Chiesa ad alzarsi in piedi, così quando la sorella poi canterà voi rimarrete in piedi a lodare il Signore. Signore Gesù Padre, siamo qui Signore per adorarti, e non c'è cosa migliore per noi Signore di stare alla tua presenza e di conoscere Signore, che quanto più Signore noi siamo miserabili e fallaci, Dio mio, pure tu ci rialzi Signore, ci ami di un amore eterno Signore. Signore Gesù, in questa mattina ti voglio pregare per, non solo per tutti quelli che hanno fatto richiesta di preghiera Signore, ma per ognuno di noi Signore. Io ti metto nelle mani la sorella Angela Burrascano Signore, Dio mio, poiché tu conosci i problemi della sua casa Signore, conosci Signore suo marito, la sua famiglia Signore, conosci Signore Dio mio i vizi Signore che pure qualcuno può portare Dio mio, e tu Signore come hai fatto con me mi hai dato via d'uscita Dio mio, ma pure sta a noi Signore cacciare ogni cosa nel nome tuo Gesù, perché Signore noi abbiamo ricevuto potestà Signore. Io ti prego veramente in questa mattina Signore che questa preghiera, che questa preghiera possa essere di liberazione Signore per quanti hanno questo bisogno Dio mio, di liberarsi dalla sigaretta, di liberarsi da tutti quei vizi Signore che Signore sembrano un macigno nella nostra vita. Ora tu ci hai stabiliti Signore, e come fu per Davide Signore in questa mattina Signore nel nome di Gesù, come fu quella pietra Signore che Golia Signore subì nella sua testa Signore e ne fu annientato Dio mio, ti prego Signore nel tuo nome Gesù, opera Signore Dio mio e libera. Grazie. Thank you.
Dio, abbiamo in mezzo a noi con il Santo Signore, il mio servitore, gloria a Dio, abbiamo il pastore Paolo Zollo, abbiamo nuovamente qui il fratello Mario Di Paola, gloria al Santo Signore, abbiamo anche il fratello Enea Umberto che offrirà uno dei suoi meravigliosi canti al Signore, gloria a Dio, e poi abbiamo naturalmente tutti gli altri fratelli e sorelle che sono qui presenti per ricevere da Dio appunto quello che Lui ha preparato per noi questa mattina, gloria a Dio. Il fratello Paolo e il fratello Mario, questa mattina vi dovete dividere il tempo tra di voi, gloria a Dio, perché il tempo è quello che è, lo spazio è quello che è, il nome santo del Signore, quindi una parte del messaggio appunto verrà iniziata dal fratello Paolo Zollo e poi un'altra parte dal fratello Mario. Poi, gloria a Dio, lasciamo ogni cosa come Dio guida. Io intanto, con il Santo Signore, per salutare la Chiesa, volevo invitare i fratelli. Sono Fabio e Franco e Fabio. Accomodatevi, con Dio. Buongiorno, io sono Franco, fratello Fabio e accanto a me. Io da poco che sono nella fede. Gloria a Dio. Siamo contenti oggi che siamo qua in questa comunità che Dio ha provveduto per voi. E spero che presto anche noi apriamo una nostra comunità. Amen. Gloria a Dio, fratello Franco, gloria al Santo Signore, l'emozione, però gloria a Dio, ha detto due paroline, però che veramente hanno toccato il profondo del nostro cuore, perché sono state dette veramente con tutto il cuore. Dio ti benedica, fratello Franco, gloria al nome santo del Signore. Alleluia. C'è la parola che è ancora pronto qualche canto, gloria a Dio, quando avete poi, volete, qualche coretto serve per tirare su un po' di tutti, gloria a Dio. Alleluia. Le mie mani sono piene. Yeah.
alleluia. I cantici tante volte, gloria a Dio, parlano più tante volte di tanto altro, gloria al Santo Signore. Perché in un canto c'è tutto, gloria al Santo Signore, anche perché gloria a Dio chi li scrive veramente sono guidati dallo Spirito Santo, come questo che è stato cantato in questo momento, che le nostre mani devono essere veramente piene della benedizione di Dio. E noi lo dobbiamo trasmettere agli altri, gloria a Dio. Però dobbiamo credere, gloria al Santo Signore. Perché se noi tocchiamo così tanto per toccare, gloria a Dio, possiamo toccare tutto il mondo, gloria a Dio, benedizione non ci sarà mai. Adesso, gloria a Dio, invito anche il fratello Gaetano, gloria al Santo del Signore. Anche lui per salutare la Chiesa, gloria a Dio. Gloria a Dio, alleluia. Alleluia, gloria a Dio. Il Signore è buono, gloria al Santo del Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a tutti. Io per la prima volta sono qui e sono contento perché questa mattina quando mi è stato detto andiamo alla casa del Signore, la mia allegria non... Amen! Alleluia! 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 Tutto ogni mattina, naturalmente si lavora, però gloria a Dio nei giorni stabiliti che non abbiamo la possibilità o in chiesa o a casa o in qualunque altro posto. Ma c'è un pezzo di campagna, mezzo agli alberi, ma prima che mezzo agli alberi, gloria a Dio, ma papà, gloria a Dio, sinceramente parlando, guarda, scusa, perdona, fratello mio, qua praticamente non c'è una stanza a parte questa qui grande, guarda, quindi quando qualche fratello, qualche sorella deve pregare, si mette nel bagno, gloria a Dio, ma io sento glorificare Dio là dentro, gloria al Santo del Signore, quindi qualsiasi posto va bene, anche se faccia tutto veramente nella presenza di Dio. Il Signore dice, quando avete qualcosa da obiettare alla Chiesa, peccato ovunque vi trovate, quindi nel bagno, in qualsiasi posto al mondo bisogna pregare, e che quello che contempla la vita è proprio nel cuore, quello che c'è nel cuore lo vuota e tutti quelli che ascoltano si meravigliano, perché non è che possono uscire parole connesse, devono uscire parole d'amore, perché come Dio è amore. Amen. Quindi noi, diceva il fratello, in campagna, in qualsiasi posto al mondo, noi dobbiamo abbandonare le vecchie abitudini. Siamo qua ed è una vita nuova che noi stiamo sapendo. Quindi tutto quello vecchio lo dobbiamo abbandonare. Amen. Perché la Bibbia dice, non so se qualcuno è vecchio, nella Bibbia dice l'uomo vecchio deve morire ogni giorno, ogni attimo deve morire, deve essere rinnovato in novità di vita, non era vecchio il mio messaggio, però anche questo fa parte del mio cuore, della vita che ho io nel mio Signore, nel nostro Signore per Dio. E dice, quando noi abbandoniamo il vecchio uomo, rinnoviamo e siamo come la piuma, siamo come la piuma. E possiamo attraversare quella strada strettissima, perché strettissima e angustica, per andare al Signore. Signore, quando noi arriviamo e possiamo, entrati benedette dal Padre. Il Signore ci ha dato, ringraziate e benedetti in te. Amen.
Alleluia. Ringraziamo il buon Dio, per il nome santo del Signore, come ho detto prima, per questi servitori, gloria a Dio. È sempre meraviglioso stare in mezzo, gloria al nome santo del Signore, a fratelli che la pensano come noi, gloria a Dio, che amano il Signore come lo amiamo noi, gloria a Dio. Quindi benvengano sempre, anzi, gloria a Dio, più tardi, a Dio piacendo, noi saremo a Termini Imerese, gloria a Dio, dal fratello Mario, gloria al nome santo del Signore, quindi gloria a Dio, loro che sono venuti qui questa mattina, gloria a Dio, e noi più tardi ricambieremo la visita, gloria al nome santo del Signore. Ma non è tanto la visita in se stessa, sapete? L'importante è stare assieme nella presenza del Signore, perché come ho detto già prima col fratello Gaetano, non è importante il luogo, il posto dove ci troviamo, l'importante è che abbiamo tutti il pari sentimento. Ecco, amen. Il Signore sia lodato. C'è la parola di Dio, quanto è bello, quanto è gioioso quando i fratelli dimorano insieme. Amen. Per questa mattina è che percepiamo la presenza di Dio. Dio sia tutto la gloria. Amen. Gloria a Dio. Grazie Signore, alleluia. Yeah.
alleluia. Cristo sta scendendo fuori da qui, alziamo oggi, gloria a Dio, alziamo le nostre mani, gloria a Dio, e raccogliamo tutto quello che sta arrivando, grazie a Dio. Dobbiamo buttare tutti gli orologi.
lodi, tutti gli lodi. Dio vi benedica, aiuto del Signore a tutti. Ieri sera ci siamo radunati, gloria al Signore. Il microfono, fratello Paolo. Sì, sì. Qui ce l'avevo buono. No, è perché qua non si sente, non è tanto loro, si ascoltano. Però... Dio vi benedica, gloria al Signore. Ieri sera ci siamo radunati con i fratelli, di solito quando andiamo a fare visita alle famiglie, e abbiamo condiviso insieme questo breve messaggio che voglio dare anche a voi, per rincuorare il vostro cuore e il mio cuore, perché ieri sera ci siamo grandemente rallegati e il Signore ci ha grandemente benedetti. Amen. Amen. Noi siamo il corpo di Cristo, fratelli. Ovunque noi andiamo, siamo il corpo del Signore. Quindi questa comunità, come altre comunità, come altre realtà, sono tutti insieme perché abbiamo un unico battesimo, un unico Signore, un unico Spirito. Amen, gloria al Signore. Quindi il nostro Dio si chiama Gesù Cristo, il Signore, che ci ha salvati. Dico perché ci ha salvati, quindi parlo già al presente, perché io credo nel suo nome, perché lui è il fedele. E quindi quella fedeltà che il Signore ha dato a ognuno di noi, noi dobbiamo rimanere fedeli per camminare secondo il suo messaggio. E il messaggio è questo, il Signore ce l'ha dato, vi invito ad alzarvi. Gloria al Signore, prendete il Matteo capitolo 25, leggeremo dal verso 31. Ho un altro messaggio stamattina, il Signore mi ha guidato in questo, dice dai anche questo a questi miei figli. Gloria al Signore. Se avete preso tutti, la parola di Dio non deve mancare mai nessuno, pure nei telefonini. Se l'avete nel telefonino dovete leggere, perché non dovete soltanto essere uditori, ma dobbiamo anche vedere se quello, la persona, il fratello, il pastore, il dottore che sta dando il messaggio deve corrispondere in quello che dice. Amen, fratello. Quindi questo è importante averlo. Il Signore se l'ho dato, leggo dal verso 31 dal capitolo 25 di Matteo, dove dice così: ora quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con i suoi santi angeli, allora si siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti saranno radunate davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a loro che saranno alla destra: venite benedetti, gloria al Signore del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo, poiché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste, fui nudo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Allora i giusti risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere, e quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o in nudo e ti abbiamo rivestito? E quando ti abbiamo visto fermo in prigione e siamo venuti a visitarti? E il re rispondendo dirà loro: in verità vi dico, tutte le volte che l'avete fatto uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Amen. Amen. E qui la scrittura, poi leggeremo, che si accomodate, gloria al Signore. Vedete che ognuno di noi ci deve essere un cambiamento. E la regola che noi portiamo è scritta nella parola di Dio. Quindi dobbiamo conformarci non alle cose del mondo, ma a quello che è la nuova natura che c'è in ognuno di noi. Perché dico questo? Perché la vera conversione è quando tu vedi in te stesso i frutti. E quindi devi notare anche se c'è qualche cosa che non va. Quindi la cosa che devi fare spontaneamente la fai forzatamente. Deve essere spontanea. Allora Cristo vive in te se quella cosa la fai con tutto il cuore. Perché il cambiamento sei sempre il primo tu che devi vederlo nella tua vita. E c'è necessità del cambiamento, fratelli. Ogni giorno, un fratello stamattina ha detto una cosa molto importante: il vecchio uomo che va scomparendo ogni giorno sempre di più. Perché noi ci rinnoviamo ogni giorno, perché la sua benedizione nella nostra vita deve essere motivo degli altri a vedere chi è Cristo, perché noi siamo l'immagine del nostro amato Signore, trasformati. Amen, fratelli. Quindi la trasformazione ci deve essere. Quindi esaminiamo noi stessi ogni giorno se effettivamente questa conversione va continuando in ognuno di noi. Dobbiamo vedere le cose, fratelli. Se noi vediamo le cose che non avvengono, è la stessa cosa che la fede, bisogna sperimentarla.
Come posso dire che Gesù è buono se non vado a sperimentare nella fede, gloria al Signore, quindi commerciare quella fede che ho nel cuore in mezzo al mondo, perché noi siamo il sale della terra, la luce del mondo, è vero? Dice così il Signore, lo dice Gesù Cristo, dice così. Quindi in ognuno di noi, io ringrazio il pastore che mi sta dando la possibilità di poter glorificare il nome del Signore, perché in lui c'è veramente il sentimento dell'ospitalità, vero fratello? Quante volte noi siamo stati abituati così, pastore, gloria al Signore, all'ospitalità, perché la cosa importante è quando viene qualcuno a casa tua, cosa fai? Quindi con un gesto d'amore, vieni, ti accomodi, cosa vuoi, cosa desideri? E questa è la stessa cosa nella comunità, anzi maggiormente dobbiamo fare queste cose. Dobbiamo essere disponibili ancora di più, gloria al Signore, per far vedere che c'è la gioia quando vedo un fratello. Gloria al Signore. E quindi in queste cose, quando il Signore esprime, ed è Gesù che sta parlando, gloria al Signore, quando dice, allora erediterà, loro saranno alla sua destra, venite e benedetti dal Padre mio, ricevete che erediterà il regno. Quindi noi abbiamo già da parte del Signore questa promessa, ricevete il regno. Amen, fratelli. E dobbiamo stare attenti a non perdere questa parte, perché poi c'è un'altra parte ancora peggiore, la seconda parte, che ora vi leggerò, gloria al Signore, che dobbiamo guardare bene i nostri passi, come eseguire ciò che il Signore ci insegna. Questo è il manuale della vita del credente. Senza questo manuale, gloria al Signore, cammineremo con le nostre idee, con i nostri pensieri, con il nostro sentimento. Andremo con quel vecchio uomo ancora che è radicato in ognuno di noi. Ma noi non siamo più, gloria al Signore, nel vecchio uomo, ma siamo stati trasformati dall'amore di Cristo. Ora, se l'amore di Cristo vive in me, gloria al Signore, cosa devo trasmettere io agli altri? L'amore. Qui c'è scritto Dio è amore. Come detto? Come avete detto? Amore! Tante volte questo amore si perde, cari, nella grazia, e quindi camminando, gloria al Signore, io noto una fascia di cose negative, che è la seconda parte, gloria al Signore, che noi leggeremo, gloria al Signore, in questa mattina, che non fa parte dei figli di Dio, perché i figli di Dio sono gentili, disponibili, buoni, si adattano a ogni cosa. Gloria al Signore, tendono la mano a uno che ha la mano sporca, ci tendi la mano e gliela tieni, non fai così, gloria al Signore, perché quello è un gesto d'amore, gloria al Signore. Quando qualche fratello cade, pecca e si rotola nel fango, e quindi ha voglia di uscire fuori dal fango, e il fratello gli dà la mano e si sporca, stando sicuro che quando tu tiri fuori quel fratello dal fango, tu diventi candido e pulito, perché il Signore, gloria a Dio, ti ha trasformato, hai questo potere, gloria al Signore. Amen, fratelli. Quindi noi dobbiamo trasmettere agli altri questo amore, gloria al Signore, che tante volte è soltanto nel dirlo, ma non nel farlo. Quindi l'amore ha bisogno, gloria al Signore, di essere manifestato, non predicato. Perché se tu lo predichi e non lo manifesti, hai una parte soltanto. E siccome il Signore ci ha chiamati a essere interi, vogliamo, gloria al Signore, noi dimostrare quell'amore perfetto che è in ognuno di noi, allora Cristo vive in noi. Quando manifesteremo questo amore, Cristo vive in noi. Quando tu vedi un fratello, quindi vedi i frutti, perché dice che, gloria al Signore, se il frutto è buono non può dare frutti cattivi, vero? E quindi dal frutto riconosci che l'albero è buono. Amen. Può essere un dottore, può essere un pastore, può essere un evangelista, può essere un profeta, può essere chiunque. Se non ha buoni frutti, sono soltanto parole, sono soltanto dicerie. Dice, ma cosa dice? Ma quando mette a compimento, gloria al Signore, quello che predica, quindi lo mette in atto, allora bisogna onorarlo. Amen, fratelli. Gloria al Signore. Vi vorrei leggere la seconda parte di questo messaggio, perché non voglio rubare tempo al mio carissimo fratello. Gloria al Signore. La seconda parte dice così: il Signore sia lodato. Alleluia. Allora egli darà ancora a loro che saranno a sinistra, andate via da me, maledetti nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli, poiché ebbi fame e non mi deste da bere, ebbi sete e non mi deste da bere.
Gloria al Signore, scusate, di fame non mi desse da mangiare, di sete, gloria al Signore, e non mi desse da bere. Fui forestiero e non mi accoglieste, ignudo e non mi rivestiste, infermo e non, gloria al Signore, e in prigione e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, forestiero, ignudo, infermo o in prigione e non ti abbiamo soccorso? Allora egli risponderà loro dicendo: in verità vi dico, tutte le volte che non l'avete fatto a uno di questi miei minimi, non l'avete fatto neppure a me. E questi andranno nelle pene eterne e i giusti nella vita eterna. Amen, fratello. Gloria a Gesù. Ecco chi è il vero cristiano, chi è il vero credente. Fedele, non credente. Stavo dicendo credente, vero? Ma io voglio dire fedele. Perché il fedele si comporta con fedeltà in riferimento a ciò che il Signore Gesù ha lasciato. Il credente crede, perché anche Satana crede, ma non fa le opere di Dio. Amen. Amen. Ma il vero fedele è colui che mette in pratica la parola sua. Amen, amen, fratelli. Amen. Vogliamo dare un applauso al Signore? Amen. Grazie, Signore. Gloria a Dio. Poi io anche, diciamo, ce l'ho un altro 10 minuti, ce l'ho. Gloria al Signore. Voglio anche, gloria al Signore, significare. Ah, c'è quella. Il mio amore è giusto, gloria a Gesù. Voglio anche significare una parte importante quando quegli uomini dissero al Signore: Signore, ma noi nel tuo nome abbiamo fatto potenti operazioni. È vero, dice così la scrittura. Signore, a noi abbiamo guarito gli infermi, abbiamo risuscitato i morti. Perché loro c'era questa potenza, perché noi Dio è senza pentimento, ma è o a giudizio o a salvezza, perché rimarrà con te quel talento, quel dono che Dio ti ha dato. Gloria al Signore. E Gesù rispose: andate via da me voi tutto operatore di iniquità, perché io non vi conobbi giammai. In quegli uomini c'era io, l'io, e quindi non c'era né la carità, né l'amore, né quel sentimento che deve essere nei veri figli di Dio. Perché si diventa figli di Dio quando si ha Cristo nella propria vita e si manifesta a Gesù. Ma quando non si ha Cristo, Gesù nella propria vita, e non si manifesta, non si è figli. Si è figliati. Si è praticamente la parte negativa, gloria al Signore. Quindi si è figliati, non figli. Qualcuno mi disse ieri sera: ma allora un maomettano, uno che segue Maometto, uno che segue, diciamo, un'altra religione, non è un fratello. Beh, io, analizzando un po' la scrittura, per quello che mi dice il Signore, dall'origine, da Adamo ed Eva, siamo tutti fratelli, vero? Però poi si diventa figli di Dio, perché tu credi nel suo nome. Amen. Sì, è vero, si è fratelli, ma ci sono dei fratelli d'Italia, lì ci sono i figli di Dio. Amen, gloria al Signore. Io non ho detto questo fratellità tanto per discreditare qualcuno, ma si diventa figli effettivamente quando c'è un cambiamento nella nostra vita. Siccome il Signore nostro Gesù Cristo è serio ed è morto sulla croce, volevo leggere qualche cosa, gloria al Signore, che riguardava, gloria, che il Signore ha scelto le cose ignobili del mondo. Io mi sento ignobile, non mi sento superiore a nessuno, anche di quelli del mondo, ma il Signore ha scelto me. E io ringrazio il Signore per quello che Lui ha fatto nella mia vita, perché giorno dopo giorno vedo il cambiamento, la trasformazione, vedo l'amore che ho verso di Lui e verso i fratelli, gloria al Signore, e anche amore verso quelli che mi odiano, verso quelli che non mi amano, verso quelli fratelli che non mi rispettano. Io ho anche amore per loro, perché è un comandamento che ha lasciato Gesù. Amen. Cosa dice la scrittura? Gloria al Signore, pregate, pregate per quelli che vi odiano, amate coloro che non manco vogliono vedere, amateli, perché noi non sappiamo cosa avverrà nella vita di colui che ti odia, perché il Signore può cambiare, può trasformare, il Signore può fare la qualsiasi cosa. Amen, fratelli, gloria al Signore. Quindi questo amore, gloria al Signore, che è qui scritto, lo vogliamo significare, gloria al nome santo del Signore, mettendolo in pratica. Amen. Amen. Guardate che tutte le menne che avete detto, fratelli e sorelle, sono scritte nel cielo, quindi a quando parole sbagliate c'è praticamente il diavolo che ti punge e dice: ma tu dici amen, ma come ti stai comportando diversamente dall'amen che tu hai detto in assemblea? Per farti bene un'assemblea, o perché è vero che nel tuo cuore c'è un cambiamento?
E noi vogliamo dire al Signore: cambiami, trasformami, Signore, immergimi nuovamente, Signore Dio, nel tuo sangue prezioso, e purifica la mia vita, perché io ho bisogno di te. Io ho bisogno di Gesù, ogni giorno ho bisogno di Lui. La mattina quando mi alzo lo ringrazio. Quando cammino e vedo un fratello che mi sorride e mi abbraccia, io ringrazio il Signore per il mio fratello. Gloria al Signore, anche se un fratello è un po' sembiato, ci può non temere. Preghiamo il Signore perché Dio cambia le cose, trasforma le cose. Ringrazio il Signore per la corale. Che sono, scusatemi se vi dico, siete ragazzi, ma cantate vuol dire cose. Gloria al Signore, e sicuramente guida da parte del pastore, perché ho sentito due canti che io amo e ho cantato tante volte con il Signore, sono canti antichi, vero fratello? Fanno parte di un innario dove per molti giovani di adesso è stato dimenticato, ma grazie a Dio per questi giovani che mettono veramente in cuore il sentimento. Gloria al Signore, perché rallegano la comunità, rallegano i fratelli, mettono gioia nel cuore. Gloria al Signore, amen. Non lo fanno per protagonismo, ma lo fanno perché amano il Signore. Amen. Anche io sono uno strumentista e un coralista. Gloria al Signore, grazie a Dio. A voi non mi manca. Qualche volta canterò insieme a voi qualche canto. Gloria al Signore, quando Dio lo vorrà, quando piacerà al Signore. Io ringrazio Dio per l'opportunità che il Signore mi ha dato in questa mattina. Ringrazio il Signore, Dio ti benedica grandemente. Amate il servitore di Dio che il Signore ha messo qua in mezzo di voi, e quando è in difficoltà fate un muro di fuoco, come dice la scrittura, affinché il suo cuore sia rallegrato. Non affliggetelo con pesanti cose che potete fare da soli, ma andate da lui quando veramente avete di bisogno e di necessità, per un conforto, per una parola, per un consiglio. Gloria al Signore, affinché il Signore che vive nel suo cuore, che sta tenendo, gloria al Signore, questo piccolo luogo per manifestare la sua potenza, la sua presenza, giunga a quelli che sono qua accanto, a tutto il palazzo, sottoterra e fuori terra. Amen, fratelli, affinché sia onorato, e anche voi sarete onorati. Perché se voi non onorate, non sarete onorati, fratelli. Se voi magari usate qualche parola in più, state attenti che ogni cosa è scritta nel libro del Signore. E queste cose poi saranno messe tutte in elenco. Gloria al Signore, amen. Io lo dico per me prima, Dico magari non sta parlando per me, no, lo dico prima per me. Affinché il nostro parlare sia soltanto sì, sì, e no, no. Amen. E basta, questo non interessa. Amen, fratelli. Amen. Quindi gioiamo insieme, perché voi, come io, facciamo parte del corpo di Cristo. Amen. E questo corpo deve essere unito, formato, gloria al Signore, per andare a fare le guerre contro il diavolo. Non contro i fratelli, ma contro il diavolo. E il diavolo tante volte vuole distruggere le opere, le operatori nella tua vita, nella tua casa. Io ne ho un bagaglio di esperienza in queste cose, ringrazio Dio che fin qui, come ha detto il fratello che ha aperto, e Dio ti benedica, fratello, per quello che hai detto della radice che ha sollevato la roccia e ha spaccato. Gloria al Signore, scusate un po' l'inglese che intanto ci sta, perché io sono palermitano, un sogno né francese né manco nella terra, sono palermitano, grazie al Signore, perché lì io ho notato la mia vita. Gloria al Signore, la mia vita che era radicata nella roccia, e poi c'era la roccia in sopra, però il Signore mi ha spaccato tutte cose, dice: io sono il Signore Dio, io sono il Signore, non ti lascerò e non ti abbandonerò. Amen, gloria al Signore. Io mi sono radicato stamattina di stare insieme a voi, non so voi di me, forse magari ho detto qualche cosa che mi ha un po' appesantito, però gloria al Signore, a me mi ha liberato, gloria al Signore. E quindi ringrazio Dio per voi e per tutti quelli, anzi facciamo una cosa, pastore, siccome vedete che siete un bel gruppo, qualche volta organizzeremo a casa anch'io, grazie a Dio c'è una bella villa grande, abbastanza spaziosa, già mi chiedo se state attenati, se c'è così un altro qualche volta faremo un'agape a casa mia, gloria al Signore, e parteciperete voi, quelli che non so se ce ne mancano ancora, per stare un po' insieme. Che ne pensate, fratello? Uno non c'è spazio da andare, c'è un terreno, fratello, non manco spazio, ho 700 metri di terreno, più praticamente una villa di 150-200 metri, quindi non ha questo spazio, grazie al Signore, amen. E poi fratello dove ti ho promesso, fratello, scusami, di venirti a trovare, non ho avuto tempo di poterlo fare, però è una promessa che noi dobbiamo mantenere, Umberto, dobbiamo andare a trovare il fratello a termine, va bene?
Dio vi benedica, che il Signore veramente possa sconvolgere la nostra vita ogni giorno e renderci simili a Lui, come dice l'Apostolo Paolo, che io diminuisca e che Lui cresca. Amen. Amen. Signore sia lodato e benedetto in eterno. Amen. Amen. In avanti. Continua perché il Signore ha preparato, non lo so perché forse ci chiamiamo tutte come lui. Fatti sentire, fatelo a mano. Gloria a Dio, scusa, scusa. Prova. Cosa devo predicare io? Il messaggio continua. Amen. Nella stessa maniera, perché il Signore unisce i suoi. Amen. Perché siamo i figli di Dio. Anche il nome, no? Io mi chiamo Di Paola e lui si chiama Paolo. Ma comunque siamo il corpo di Cristo. Siamo il corpo di Cristo. Quindi mi ha fatto piacere, prima di passare al messaggio, incontrare il fratello Paolo, perché ci eravamo visti in varie occasioni, ultimamente doveva venire, non è qua, comunque anche insieme al fratello. Lo abbiamo perdonato, no? Grazie. Gloria a Dio. Perché se no l'amore. Gloria a Dio. L'amore perdona. Però siamo figli della promessa. Gloria a Dio. Dio ci ha fatto rincontrare qua nella chiesa del Servo Rosario per dire: attenzione, adesso è il momento che dobbiamo lavorare insieme, non solo per Palermo, perché la chiesa è in movimento, dobbiamo lavorare insieme nella parte anche della Sicilia, verso Enna, poi vi spiegherò. E ho il piacere che poi il pastore e il fratello Rosario insieme andremo, perché dopo 30 anni, sono passati 30 anni, il Signore vuole usarci per lì. Gloria a Dio. Amen. Amen. Dio ti benedica. Gloria a Dio. Grazie. Il Signore è buono. Noi oggi, ma tutti i giorni, vogliamo essere benedetti dal Signore. Amen. Attenzione. Io mi reputo, con tutte le mie problematiche che abbiamo tutti, benedetto dal Signore. Amen. Ma quando tu sei benedetto dal Signore, trovi ostacoli, trovi dicerie. Dicevo l'altro giorno, qui, l'altra volta, primo maggio, dicevo alla sorella, sei una bella sorella, no? Se gli dicevo che era brutta, magari mi il papà, ma dire bella sorella è l'amore del Signore, credo che piaceva. Eppure un giorno avendo detto questa frase sono stato ripreso, gloria a Dio. Ma il mio modo di vivere anche nel lavoro è che quando mi presento al lavoro, perché Dio manifesta l'opera sua, attraverso, non perché noi ci sforziamo di fare del bene, perché Lui ha preparato delle opere affinché noi li compiamo. Amen. E le opere non li compiamo per forza, li compiamo per la potenza dello Spirito Santo. Amen. E mi trovo nel lavoro, dove io esercito in disse in alluminio, così, in questo piccolo lavoro, dove la gente ha piacere di stare con me, non gli parlo di Gesù. Quando poi insistono, gli parlo pure del Signore, perché la gente deve vedere la differenza. Io non è che mi sforzo, io dico: Signore, sono qua. Tu mi hai messo qui sulla terra, mi hai chiamato al tuo servizio, perché io devo manifestare la tua gloria come tu vuoi, non come io voglio. Amen. E allora questo tu lo puoi fare nell'umiltà. Amen. Se tu ti abbassi, sarai benedetto o benedetta. Grazie. Se tu ti innalzi, perderai tutto. Può darsi che noi, tanta gente c'ha tutto, no? Ma non ha Gesù. Una volta un giovane, poi io ne vedo proprio poco, quindi non tengo, a una persona dicevo: la tua vita senza Gesù. Lui voleva sapere la vita senza Gesù. E la vita senza Gesù, sei un morto che cammini nella strada. Mi dispiace per te, lui si è arrabbiato, ma dovevo dire la verità. Però sai, da ora in poi tu potresti camminare con Gesù. La tua vita potrebbe cambiare e potresti essere innamorato di Gesù. Come quando tu sei innamorato della tua sposa, la ami per sempre, perché Dio ha destinato l'amore per sempre.
Se tu hai, se io ho il fuoco dello Spirito, fratelli, non è che una volta lo abbiamo, un'altra volta non lo abbiamo, tante volte per motivi vari possiamo essere anche delusi, capito? Anche Geremia mi sembra che fu deluso, ma poi dice un fuoco venne dentro di me, che mi dice vai avanti, non temere, gloria a Dio, questo è il fuoco dello Spirito Santo. Gloria a Dio, adesso vogliamo leggere la parola del Signore. Ci conosciamo con qualcuno, con altri non ci conosciamo, però Gesù ci conosce. Amen. E in questo giorno il messaggio continua, con la presenza e la potenza di Dio, ringraziamo il servo per l'ospitalità, per l'onore che lui ci dà, anche per la fiducia che lui ci dà per la parola del Signore. Adesso vogliamo leggere nella lettera ai Corinti, prima Corinti. Ok, scusate un attimino, leggiamo i versi. Gloria a Gesù. Ok, prima lettera ai Corinti, capitolo 1, alcuni versi, dal versetto 17. Beate chi legge, beate chi ascolta. Quando siamo pronti possiamo dire tutti amen. Siamo pronti? Gloria a Dio. Dal capitolo 1, versetto 17. Il sottotitolo dice la sapienza di Dio e la sapienza del mondo. Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare. Non però con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Infatti il messaggio della croce è follia per coloro che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Gloria a Dio. Sta scritto infatti, io farò perire la sapienza dei savi e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo mondo? Non ha forse Dio resa stolta la sapienza di questo mondo? Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Poiché i giudei chiedono un segno, i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e follia per i greci, ma per quelli che sono chiamati, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la follia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio, il messaggio, ha scelto le cose stolte del mondo per vergognare le cose savie. Dio ha scelto le cose debili del mondo per vergognare le forti. Diamo gloria a Dio. Alleluia. Alleluia, potete sedervi. Alleluia. E Dio ha scelto. Dio che sceglie. È Lui che si muove, non noi. Noi potremmo anche muoverci, ma se lo Spirito Santo è in noi, Lui si muove come vuole. Gloria a Dio. E Lui dà forza allo stanco. E Lui benedice l'orfano, la vedova. Alleluia. Perché Dio sceglie le cose sorte del mondo per vergognare la sapienza umana. Noi viviamo in un mondo un po' tenebroso. La Chiesa vive un momento particolare dove c'è la sapienza umana e dove c'è la sapienza del Signore. Ma la sapienza umana è pazzia, la sapienza umana è peccato. La sapienza dello Spirito Santo è quella che ti dà forza, è quella che ti convince, è quella che ti convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Alleluia! È quello che ti dice vai avanti. Non temere. Se ti vogliono bloccare,
se c'è una montagna, digli alla montagna spostati, perché io devo passare. E nel nome di Gesù la montagna si sposterà. Ma quando tu non vedi la montagna, quando tu, sorella, non vedi il problema, quando tu vedi che il problema è più alto di te, tu devi sapere che Dio è più grande del problema. Quando tu sai che Dio è più grande del problema, tu devi dire al Signore non la mia fede, ma la tua fede. Alleluia. Signore, io non so pregare. Insegnaci a pregare, disse il discepolo. Come tu, come... Insegnaci a pregare, ok, va bene. E Gesù disse, voi dovete pregare in questa maniera. La nostra preghiera, cari nella grazia, non è una preghiera religiosa, che tu puoi pregare anche un'ora, due ore, ma non ricevi nulla. Com'è possibile? Perché la preghiera deve essere per lo spirito. Signore, insegnaci a pregare. E quando tu riconosci che non sai pregare, lui interviene con lo spirito infabile. Gloria a Dio. E lui si rivela nella tua vita e non c'è nessuno che ti può stare a fronte. Né il nemico, né quello, né quell'altro. Se Dio permette una discostanza, noi dobbiamo dire, Signore, ok, dammi la forza. Gloria a Dio. Si è parlato dei servi di Dio. Ma noi conosciamo il buon pastore. Amen. E il buon pastore si chiama Gesù. Amen. E Gesù disse che coloro che entreranno per lui avranno vita eterna, avranno pastura. Sorella, qualunque sia il tuo problema, sappi oggi che Dio ti dà vittoria e ti dà pastura. Il buon pastore è quello che dà la vita per le pecore. Vedete, un pastore di una chiesa, un servo di una chiesa, un profeta di una chiesa, deve sempre lo stesso, deve avere un cuore vero. Se un servo di una chiesa che fa chiamare pastore, fa chiamare profeta, non ha un cuore di padre, è solo un uomo religioso. Questo messaggio mandalo fino in America. Il Signore mi rivelava in questi giorni che un servo di Dio deve avere un cuore di padre. Se io sono padre, amo mia figlia, amo i miei figli e li amo con tutto il cuore. Alleluia. Se non li amo con tutto il cuore non sono il padre. Un servo di Dio deve avere un cuore di padre. Che tu puoi andare, che i fratelli possono venire da te. E hanno bisogno di un consiglio spirituale, di una parola amica, per cui tu non puoi dire, sai, Dio ti benedice, ti dice, e finisce tutto l'anno. Noi, piccoli servi che siamo, per arrivare a questo messaggio, abbiamo dovuto attraversare il deserto. E io, tornando indietro un po', 34 anni fa, avevo bisogno di una parola, non avevo chiesto i soldi, sapete? Avevo un problema, in quel tempo un problema, non sapevo come superarlo. Oggi ho mille problemi, però so come superarlo. Ma in quel tempo no. E allora un giorno ci incontriamo con un cosiddetto servo, gloria a Dio. Ci siamo incontrati e lui aveva del tempo. Io ho detto grazie, sai, ho questo problema. E lui aveva del tempo. Mi disse, sì, Dio ti benedice, io devo andare santo. Che tristezza nel mio cuore. Vi dico la verità. Ho bisogno di una parola amica, di un servo di Dio. Lui è un servo che Dio lo voglia benedire. E mi sono messo a piangere, poi da solo pregavo, Signore, ma come? Contro l'uomo di Dio non mi dà, mi dice che Dio ti benedice e mi lascia solo, sì. E mentre parlavo, che Dio parla in parabola, mi mostra una visione, un insegnamento. È come se Dio parlava con me e mi diceva, dimmi una cosa, se tu chiedi un prestito a una persona, ci chiedi
10.000 lire, 100.000 lire, in quel tempo si parla di lire, e se lui non ce l'ha data li può dare? Io ho detto no, lui non c'ha quello che tu volevi, lui non c'ha l'amore di Dio, lui c'ha la sua religiosità. Sì, Signore, ho capito. Un vero servo di Dio, un profeta, ha un cuore di padre. Quando c'è un cuore di padre, allora la risposta spirituale, una risposta amica, non la risposta di compagnia. No, 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 no. Noi abbiamo figli, pastore Paolo, figli, nipote, gloria a Dio. Fratello Rosario pure, una bella moglie, so che sei bella, scusa se dico bella, gloria a Dio, siamo belli nel nome di Gesù. Va bene così, siamo preziosi, no? Siamo, perché lui il bello è Gesù, quindi noi in automatico c'ha figli. E quando noi parliamo con i nostri figli, o le mamme parlano con i propri figli, parlano con il cuore, vero? E la Chiesa deve essere così. I veri servi di Dio devono essere così. Non devono essere di quegli scribi, di quei farisei. Tu ti trovi così perché hai fatto questo, hai fatto quell'altro, no, non va. Gloria a Dio. Dio ci ama in ogni tempo e ci accetta in ogni tempo. E quando lui ci riprende con corde d'amore. Alleluia. E ci dà dei consigli con corde d'amore. Così che noi ritorniamo al Padre e diciamo: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Fammi ultimo dei tuoi servi. E il Padre ti dice: ok, non temere, vieni, facciamo festa con Gesù. C'è un cantico all'antica che dice: facciamo festa con Gesù. Gloria a Dio, il fratello lo sa, credo che lo sappiamo. Lui ti dice: vieni, facciamo festa, e scanniamo il vitello ingrassato, quello più bello. Gloria a Dio, com'è possibile? Perché lui era morto ed è tornato in vita. Gloria a Dio! E il pastore Paolo diceva stamattina la stessa cosa. Se un fratello, una sorella si svia e tu lo converti, hai salvato la sua vita. Se una persona cade, un credente cade, e tu al posto di aiutarlo perché è caduto nelle mani del diavolo, ti metti d'accordo con il diavolo, hai fallito la missione, abbiamo fallito la missione. Amen. Se tu vuoi essere uno strumento per aiutare il fratello, la sorella, qualunque sia il problema, lo devi prendere e vieni. Preghiamo insieme e Dio ti darà la vita. Amen. Gloria a Dio. Dio non ha scelto i savi, fratello Paolo. Non ha scelto gli scritti. Gloria a Dio, ma è uguale. In una maniera diversa, no? Dio non ha scelto. Non ha scelto gli uomini sapienti di questo mondo, la sapienza, capite? La teologia, coloro che fanno questi studi, alleluia, che vanno alle scuole bibliche, ok, li benediciamo. Ma Dio non ci interessa niente di questi studi se non c'è la potenza e lo Spirito Santo rivelata nella tua vita. Gloria a Dio. E mi trovo a Torino, poi voglio concludere, il fratello, il pastore, aveva fatto degli studi a Palermo. Io ho fatto degli studi, e tu dove l'hai fatti? Devo dare una risposta. Io, caro fratello, l'ho fatto, fatto con Gesù, ai piedi della croce. Cosa significa? Significa che io volevo ricevere la gloria di Dio, perché il Signore dice che chiunque viene a me io non lo caccerò fuori, e lo Spirito Santo dice che lui guiderà la nostra vita. E allora cosa hai fatto? Quando andavo a letto pregavo il Signore, quando mi svegliavo pregavo il Signore, chiedevo lo Spirito Santo e chiedevo intendimento della parola di Dio. Così per 3 anni, proprio 3 anni di seguito, il Signore mi rivelava la potenza e la gloria di Dio. Così che adesso sono equipaggiato per parlare della potenza e della gloria di Dio. E lui
mi disse: non è possibile, fratello, io ho fatto questo. Gloria a Dio, non sono andato alla scuola biblica, che Dio benedice quello che tu hai fatto, ma se tu non ricevi dall'alto, quello che hai fatto è tutto perduto. Quindi Paolo dice: io non sono venuto a predicare un Vangelo con la sapienza umana, ma sono venuto a predicare il Vangelo come Gesù me lo ha rivelato. Paolo era un grande teologo, era un fariseo, ma lui ha dovuto abbandonare tutto come spazzatura per l'eccellenza e la potenza dello Spirito Santo. Gloria a Dio. Un servo di Dio deve avere un cuore di padre. Gloria a Dio. C'è bisogno in questo luogo, servo di Dio. Questo luogo deve tremare per la potenza dello Spirito Santo. E credo una cosa, fratello Rosario, credo una cosa. Questo luogo sarà ripieno. E sarà ripieno, ma tu devi continuare in questo luogo. Perché qui accanto ci sono quelli che rinnegano lo Spirito Santo e alcuni di loro, ve lo dico ora, lo potete trasmettere, si convertiranno al Signore. Gloria a Dio. Non c'è bisogno di parole. C'è bisogno della potenza dello Spirito Santo che opera. Devono sentire i cantici. Devono dire che noi siamo infiammati dalla potenza dello Spirito Santo, che noi siamo ristorati e vedremo la gloria di Dio. Alleluia. La gloria di Dio. Oggi saranno a termine. La prossima volta verrà il fratello Paolo con altri. Gloria a Dio. E poi vi invito io a Villa Rosa. Poi Enna, gloria a Dio, vi dico che una cosa, posso parlare un altro minuto, pastore? Un altro minutino, sì? Caso vi fermo, vi dico una cosa, che più di 30 anni fa, 34 anni fa, andavo lì nella zona di Enna, poi è successo un incidente, mi ho dovuto fermare, ho ripreso, poi Dio mi voleva usare ancora, e Dio mi ha dato, ho disubbidito dallo Spirito Santo, vi dico la verità, ma oggi non più. Sai, dovevo lavorare per vivere e ci fu un ostacolo, per cui sentivo forte di dedicarmi un anno, proprio non dovevo fare niente. E sai, come facciamo, come facciamo? E la voce dello Spirito Santo non l'ho ascoltata. E quindi iniziai un'opera lavorativa. I primi 6 mesi le cose andarono male, 10 milioni. Gli altri 6 mesi ancora, più di 50 milioni. Ho capito. Dovevo obbedire alla voce del Signore. Dopo 30 anni, il Signore si ripresenta ancora. Non ho ancora 75 anni perché Abramo fu chiamato a 75 anni. Basta. Non ti fermare. Grazie. Tu devi andare alla famiglia, la casa, la moglie, i figli, ma tu devi andare avanti. E casomai se tua moglie non mi vuole servire, perché mia moglie non sta venendo in chiesa, perché non viene, mi ama, io devo pregare per lei, non ha importanza, tu devi andare. Gloria a Dio. Grazie. La chiesa è il movimento. E per quanto riguarda te, mi merece che è nata una bella opera, poi la vedrete oggi coloro che verranno. Alleluia. Il Signore mi disse nello Spirito: io compierò un'opera a te, mi merece, o con te o senza di te. Grazie. Quindi io non so per termine quando sarò, andrò a termine, ma io mi devo muovere. La chiesa è il movimento. Ma ho bisogno di una cosa. E due fratelli, due servi di Dio, l'avevano in passato e se ne sono andati col Signore, mi tengono le mani alzate. Perché quando abbiamo le mani alzate, vinceremo la battaglia. Due servi, bastano due veri che tengono le mani, e ho finito, del fratello, pastore, servo, il rosario, le mani alzate. E vinciamo la battaglia. Questi fratelli se ne sono andati col Signore. Oggi ho bisogno di solo di due fratelli, gli altri, gloria a Dio, due, che mi sostengono nello Spirito, che pregano, che mi danno forza, che mi dicono di andare avanti.
Noi vinceremo la battaglia sia noi e il popolo sarà benedetto, sia benedetto. Dio sia lodato! Amen! Amen! Amen. Il volontario viene avanti, poi desidererei una cosa alla fine. Se possiamo pregare, ci sono i servi, vorremmo pregare per te, per tua moglie, per i servi. Bene? Ho questo nel cuore. Ok? Dio sia lodato. Cuando
Gloria a Dio, ecco. Ma Mosè disse, continua a orare. Ma Mosè disse al popolo, non temete, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno. Egli compirà oggi per voi, poiché gli insieme che voi vedete, non li vedete mai più. L'Eterno combatterà per voi e voi ne starete tranquilli. Quindi l'Eterno disse a Mosè, perché non a me, di ai figli di Israele, di andare avanti. Avanti a mare e lo devi attraversare.
ai prigionieri e per dare benedizione ai poveri, perché io sono venuto affinché le mie pecore, figlie di Gesù, abbiano vite le superate. E dice la parola del Signore che i suoi servi hanno lo spirito della verità, lo spirito della rivelazione, lo spirito della potenza del Signore. E quando noi crediamo a ciò, saremo vittoriosi in ogni area della nostra vita, in ogni area. Questo oggi vogliamo dichiarare insieme: Signore, siamo vittoriosi, vincitori in Lui che ci fortifica, nel nome di Gesù. Grazie. Adesso vogliamo gloria a Dio per questi tuoi servi che tu hai scelto e hai consacrato, nel nome di Gesù. Quando le nostre mani toccano, hanno più le pieni della potenza di Dio.
greco antico che dice facciamo festa con Gesù. Alzate le mani, per favore. Venite avanti, alleluia. Gloria a Dio, io vi dico una cosa, siamo fuori orario, quindi se qualcuno ha un impegno, gloria a Dio, con la famiglia, può anche andare, gloria al Santo Signore, non ci permettiamo noi di magari di tenervi qui oltre l'orario che voi avete, magari a casa. Dio vi benedica. Gloria al Signore, voi avete un grande compito, quello di portare davanti al Signore tutta la Chiesa. Perché gloria ai cantori erano avanti ai sacerdoti quando andavano in battaglia. Hanno avuto un grande privilegio, quindi il vostro privilegio è quello di servire il Signore, ma di essere anche servitori dei vostri fratelli. Amen. Gloria sia così. Inchiniamo il capo tutti un attimo. Signore nostro Dio, Padre della gloria eterna, benedici, Signore, questi tuoi figli, Signore Dio, che con tutto il cuore, Signore, suonano, cantano, Signore, e maestrevolmente, perché ho notato questo, Signore, si adoperano per l'avanzamento del tuo regno, per portare davanti a te, Signore, ogni anima afflitta, ogni anima allegra, Signore, per gioire insieme, Signore, della tua presenza. E tu sei qui in mezzo di noi, Signore, hai fatto sentire la tua presenza e il tuo fuoco, Signore, perché tu sei lo stesso ieri e oggi in eterno. Agli appuntamenti quando viene invocato il tuo nome, la tua presenza, la tua gloria, la tua maestà, Signore. Benedici questi preservi, Signore, affinché possano del continuo, Signore, gioire insieme a tutto il popolo, Signore, di quello che tu gli hai donato, della grazia, Signore, e della benedizione di ogni cosa. Ti ringraziamo, Signore, nel nome glorioso di Gesù Cristo, il nostro pastore, benedetto in eterno. Amen. Grande fratelli, buongiorno. Oggi vi ringraziamo per la voce importante. Vi porto i saluti del pastore Ettore di Abate. La prossima domenica di pomeriggio c'è un invito per voi, per il corale, per il servo, dove c'è una reggia, dove insieme goderemo il Signore. Poi ci mettiamo d'accordo con il servo. Importa salute e pastore Ettore. Dio sia lodato. Amen. Gloria a Dio. Che dire? Che dire? Cioè, semplicemente devo ringraziare il Signore per ciò che questo fratello Paolo, per un attimo di piacere, gloria a Dio. Alleluia. Ringraziare Dio per quello che ci ha dato in questa mattina. È stato meraviglioso, gloria a Dio. Gloria al Santo Signore. Come direbbe qualcuno, e la festa non finisce qui, perché ancora noi il pomeriggio siamo a termini, gloria a Dio, e come disse la sorella, ancora il meglio deve venire, gloria a Dio. Quindi quello che riceviamo in questo tempo che siamo sulla terra sono semplici accontini, gloria a Dio, di quello che dell'immensità, delle grandezze, delle benedizioni, della gloria di Dio che noi riceveremo appunto dopo. Dio vi benedica quanti siete stati qui in questo giorno, Dio benedica quanti ci hanno seguito via internet, il nome santo del Signore, il fratello Paolo, sempre il Signore anche qui, gloria a Dio, oggi non c'è stato spazio di chiamarlo, però gloria a Dio, sarà lui in questo caso a chiudere la mattinata, gloria a Dio, pregando, gloria a Dio, e benedicendo ognuno di voi. Amen, gloria a Dio. Innanzitutto voglio dire questo. Era stata una vera gioia vedere i fratelli qui uniti nel lodare il nome santo del Signore. E il Signore non ha mancato di essere qui in mezzo a noi. Sia gloria a Dio. Amen. Gloria. Alleluia. Caro Padre Celeste, veniamo nel nome del Signore Gesù Cristo ancora una volta, Signore, per ringraziarti, alleluia, di ciò che tu hai fatto quest'oggi. Alleluia, quanto è buono e piacevole quando i fratelli sono riuniti nel tuo nome, nell'unità dello Spirito, Signore, il tuo Spirito è qui, Signore, alleluia, il tuo nome. Grazie, Padre, unisci sempre di più, perché la nostra vittoria è essere uniti in te, Signore, non è essere pensarla in modo diverso come fanno alcuni, Signore, vogliamo pensarla come la pensi solo tu, Signore. Questo vogliamo fare nella nostra vita, essere ripieni del tuo Spirito, Signore. Questo bramiamo dentro di noi, alleluia al tuo nome, Signore. Oh gloria santo, sei tu, oh Signore, santo, 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 alleluia. Grazie Padre, oh alleluia, ti amo, Signore, la mia vita dipende da te, tu hai il controllo di
ogni cosa, Padre. Oh, fa che noi possiamo portare a termine, Signore, le tue opere che hai predisposto, che noi possiamo fare, Signore, per la tua gloria, Signore. Grazie per questo insieme. Benedicili, alleluia. Ogni fratello e ogni sorella ricevono da te, perché hanno il cuore rivolto verso di te. Alleluia. Tu non manchi nelle promesse, Signore. Tu sei, alleluia, sì e amen in ogni cosa. Grazie, Padre. E ogni cosa che ti chiediamo è solo nel tuo nome. Nel nome di Cristo Gesù, che sei benedetto in eterno. Amen.